Ciao appassionati, benvenuti sul canale Famiglia Hamilton, orologi non solo. Sì, come avete visto dal titolo, hanno cercato di truffarmi su Subito. Prima di spiegarvi come hanno cercato di truffarmi, premetto che Subito è una piattaforma dalla quale ho sempre usufruito, mi sono sempre trovato benissimo, non ho mai avuto particolari problemi, ma ultimamente, nell'ultimo periodo, ne stanno succedendo un po' troppe. Ve ne elencherò due e dopo vi spiegherò la truffa. La prima cosa strana che mi è capitata ultimamente è sull'acquisto di un orologio. Allora, per chi non conosce bene la piattaforma, vi spiego brevemente. Voi avete tre tipi di contatti. Ciò significa contattate il venditore se avete domande, quindi se l'orologio funziona, dubbi o perplessità. Proposta, quindi potete inviare una proposta se il prezzo non vi va bene, quindi non lo so, mettiamo i 120, voi dite vabbè, io provo a offrirvi 100, se il venditore accetta, voi andrete a pagare 100 euro. Se no, c'è acquista, quindi vediamo l'oggetto che ci piace, facciamo direttamente acquista, da lì vengono applicate le spese di spedizione e quanto riguarda la protezione acquisti. Vi ricordo che spese di spedizione e protezione acquisti, se la cosa non va a buon fine, viene comunque rimborsato. Acquisto l'oggetto, il venditore non spedisce, provo a contattarlo, non mi risponde. Trascorsi 7 giorni dall'acquisto, vabbè, tutto Subito rimborsa i miei soldi, quindi alla fine non ho perso niente, diciamo che avevamo quei soldi bloccati. Altra cosa strana, vabbè, ma questo qua è più che altro lui che è un fenomeno. Metto in vendita un Hamilton Khaki Mechanical, quadrante nero, cinturino verde, quindi un po' differente dalla configurazione originale. Lo metto in vendita a 320 euro. Mi contatta questo acquirente dopo un'estenuante trattativa, nella quale ha anche cercato di uscire dalla piattaforma di Subito, dicendo: ci scriviamo su WhatsApp. No, tanto per scriverci, continuiamo a scrivere qua che almeno è tutto documentato. Mi aveva anche proposto: ti faccio un bonifico, ti mando il corriere. Gli ho detto: no, se vuoi il prezzo è 320, ti faccio 300 euro più tutto quello che è Subito a carico tuo. Va bene, alla fine. Siamo giunti all'accordo, spedisco l'oggetto, logicamente documentando tutto, avendo già il suo numero di telefono, ho creato tutto il video, quindi dall'orologio funzionante, l'impacchettamento e tutto, la sua etichetta, gli mando il video, lui non l'ha mai visto, gli arriva l'oggetto, non mi dà la conferma, praticamente la conferma mi è arrivata quasi allo scadere che Subito me l'avrebbe data comunque. Ma la cosa bella è che dopo la sua conferma mi ritrovo lo stesso oggetto in vendita sul suo sito a 450 euro. Quindi vabbè, lasciamo perdere, ma arriviamo alla truffa, perché questa è proprio una vera truffa e dobbiamo stare tutti un po' attenti. Mi imbatto in questo annuncio: Hamilton Khaki Field Automatic 38 mm Silver, fantastico orologio. L'orologio sembra tenuto veramente bene. Vabbè, c'è qualche imprecisione nella sua descrizione perché dice che monta un calibro H10, qua vediamo che è un 28-24/2 e il cinturino non è sicuramente suo perché c'è scritto 19 e questo monta un 20. Comunque, diciamo con scatola e tutto il prezzo ci sta, 250 euro. Qua c'è tutta la sua descrizione, vedete qua. H10, nessun feedback. Va bene, vado a controllare gli annunci, vediamo un Longines, scarpe, qualche altro orologio, borse. Vabbè, dico, proviamo. Memore dall'esperienza precedente, contatto, vabbè, col nome impronunciabile. Vabbè, ciao. Contatto per l'annuncio. L'orologio funziona bene? Sì, nuovo di zecca, senza segni d'usura. Lo odorerai quando lo riceverai. Vabbè, ultimo prezzo, ci proviamo sempre. 250, ok. E io procedo con il mio acquisto. Ok, fatto, grazie mille. Riceverai questo fantastico regalo in circa 10-14 giorni. Pacco in preparazione, quindi qua sembrava tutto a posto. Ok, grazie, grazie mille. Al 4, quindi diciamo dal 2 che io ho effettuato il pagamento, non ha ancora spedito.
Quindi, ciao, volevo chiederti se c'è qualche problema, dato che non è ancora spedito l'orologio. Ti darò il numero dell'ordine nei prossimi giorni. Mi dispiace molto farti aspettare. Mi dispiace molto farti aspettare. Il numero dell'ordine non è un ordine perché comunque è una spedizione. Domenica 7 mi arriva orologio spedito. Cioè, domenica 7, che i punti di raccolta in teoria sono chiusi comunque. Il 9 gli scrivo: ciao, potresti fornirmi il numero di spedizione? Grazie, buona giornata. Lui non lo legge neanche, non lo legge. Poi vabbè, mi arrivano le solite cose, come procede il tuo acquisto. La cosa più strana è che lui non risponde, non fa niente e noi siamo lì in attesa. Adesso vi spiego anche qual era il primo progetto, perché poi ne ha fatti due, cioè è davvero una persona losca. Adesso andiamo a descrivere tutto, così state attenti anche voi, che magari delle cose non siete andate a leggerle su subito, non le sapevo neanche io, sono andato a informarmi proprio per questo tipo di problema. Non arrivandomi l'oggetto, sono andato a vedere quello che è l'assistenza di subito, aprire una contestazione. Vabbè, è possibile aprire una contestazione nel caso si verifichi uno di questi problemi. L'oggetto non è conforme a quanto è stato descritto dalle foto presenti nell'annuncio, l'oggetto è rotto, non funzionante, questo non è stato indicato nell'annuncio, non hai ricevuto l'oggetto dell'acquisto. L'ultima era la mia. La cosa che non sapevo è se la spedizione è gestita con tutto subito, potrai aprire una contestazione dopo 7 giorni dalla data di spedizione o dalla notifica di preso in carico da parte del corriere, oppure entro 3 giorni dalla ricezione dell'articolo. Trascorsi i 3 giorni dalla consegna dell'articolo, il pagamento verrà trasferito. Però, quando è con tutto subito, la spedizione è seguita da loro. Quindi sanno quando parte il pacco, sanno quando ti viene consegnato, sanno tutto. Caso contrario è quando si affidano un corriere, come ha fatto il nostro venditore. Quindi non ha usato la spedizione che avevo pagato io. Lui ha preso e ha spedito l'oggetto in teoria con un corriere a carico suo. Boh, non ha utilizzato la spedizione che io ho pagato, compresa la protezione acquisti. Se invece la spedizione è gestita in autonomia, autonomamente dal venditore, la contestazione può essere aperta dopo 2 giorni dalla dichiarazione dell'avvenuta spedizione. Quindi a me era successo di domenica, diciamo già martedì lo potevo fare, che è stato poi quando io gli ho chiesto il numero di tracciabilità. In assenza di contestazioni, trascorsi 20 giorni dalla spedizione dell'articolo, la transazione si intenderà conclusa, nessuna azione sarà consentita. Cioè, ciò significa noi, dopo 20 giorni che questo ha spedito l'oggetto, anche se non l'abbiamo ricevuto e non si è stati, diciamo, attenti, basta, voi gli date i soldi, che vi è arrivato l'oggetto, che non vi è arrivato, che vi è arrivato danneggiato, che vi è arrivato rotto, che non è conforme. Dopo 20 giorni i vostri soldi, che ce li mando subito in questo momento, perché subito voi fate il pagamento, arriva subito. Subito cosa fa? Manda l'etichetta di spedizione al venditore, ciò significa che noi abbiamo pagato. Il venditore dovrebbe solamente prendere quell'etichetta, fare il pacchetto e spedire l'oggetto. Una volta che noi ci arriva, possiamo sbloccare o, se subentra uno di questi tipi di problemi che hanno elencato prima, possiamo aprire una contestazione. In questo caso proprio lui non l'aveva spedita. Però veniamo, perché questo qua è veramente un fenomeno e ci ha provato fino all'ultimo, cioè la truffa non finiva qua, eh. Adesso andiamo a vedere il resto. Quindi, giorno 12, apro la contestazione dopo essere venuto alla luce di queste importanti informazioni dell'assistenza di subito. Contestazione: non ho fatto nient'altro che descrivere che io non avevo tracciabilità, l'oggetto non mi è arrivato. Subito contatta il venditore e quindi aspetto la sua risposta. Ha tempo 3 giorni per rispondermi. Aggiornamento della contestazione. Dal 12 al 15, praticamente quasi allo scadere, mi arriva un numero di tracciabilità. Anche qui, cosa molto strana, numero di tracciabilità. 1. Primo, lui era in provincia di Savona. Il pacco mi viene spedito dalla provincia di Venezia, quindi scusate, ma non c'entra assolutamente niente. Secondo,
è incarico non all'ufficio postale dove di solito mi vengono consegnati i pacchi. Punto terzo, lui dichiara di averlo spedito il 7, è stato preso in carico il 15, quindi già c'è qualcosa che non quadra. Andiamo avanti, aggiornamento della contestazione. Io faccio presente queste cose a Subito. E da qua il pacco viene consegnato veramente a casa. Io non ero a casa, c'era a casa il papà di Pamela e mi ritira questa busta. Busta di Amazon, che adesso andiamo a vedere quello che conteneva insieme. Logicamente non poteva contenere una scatola Hamilton, se ero a casa non l'avrei nemmeno ritirato. Non essendo a casa, lui l'ha ritirato giustamente e adesso vi mostro cosa c'era dentro. Nella busta non c'era nient'altro che carta da imballaggio, nient'altro, completamente vuota. Quindi ha anche cercato di fare una spedizione fasulla, fasulla, perché magari c'era qualche ingenuo che o si affidava che comunque l'oggetto era stato spedito o che magari non creano documentazione. Ecco, questo è un consiglio molto importante che vi do, io lo faccio sempre, sia quando preparo i pacchi e sia quando li ricevo, sempre, sempre filmo dall'apertura del pacco, quindi dall'etichetta che c'è sopra, perché quella è molto importante, perché quella che documenta che l'oggetto vi è stato spedito a voi, non ad altri. Ah, cosa anche molto stramba qui, non c'è un indirizzo di spedizione, c'è solamente mittente SENG 14, quindi io non ho nessun tipo di riferimento di chi è il mittente. Comunque creo sempre questa documentazione. In questo caso logicamente era più che palese, Subito avete due modi per mandargli foto o video, quindi o li caricate con WeTransfer o con Google Drive, girate il link, che mi raccomando deve essere condivisibile, cioè deve essere libero, non deve essere un link vincolato ad una mail o che cosa. Gli ho girato tutto e logicamente il giorno dopo Subito mi ha rimborsato, quindi ha rimborsato tutti i miei 265 euro spesi. Però qua ci ritroviamo davanti ad una truffa che è davvero allucinante. È vero, il prezzo era molto allettante. Il nome della persona era molto dubbioso, però onestamente su Subito c'era un nome anche strano, ho sempre fatto acquisti senza nessun tipo di problema. Il problema è che ultimamente su Subito sta capitando molto spesso di avere questi individui che cercano solamente di fare queste truffe e stanno diventando mo sempre molto più esperti. E noi non siamo al loro livello, loro sono molto più furbi, quindi dobbiamo informarci bene. Infatti, questo qua è un video di informazione per darvi questo tipo di informazione che vi ho dato finora per non ritrovarmi nella mia situazione, perché magari se aspettavo qualche giorno in più e tutto, non riuscivo neanche a rivedere i miei soldi, a lui sarebbero stati accreditati tranquillamente e sarebbe finito tutto così. Quindi state molto attenti, leggete prima di acquistare su qualsiasi e-commerce, piattaforma, quelle che sono le condizioni, cosa che non facevo neanche io perché con Subito andavo tranquillo. Da questo momento ho iniziato ad informarmi prima di effettuare qualsiasi tipo d'acquisto per non ritrovarmi così. Non è bello, non è bello essere truffati. Cosa ancora anche più ridicola, io ho fatto presente a Subito di bloccare quest'utente, Subito non l'ha bloccato, cioè al momento di questo video i soldi sono stati rimborsati venerdì, non è stato bloccato assolutamente, c'è ancora l'annuncio online che risulta venduto a me, ma c'è ancora, ma tutti gli altri annunci sono ancora attivi, quindi volendo voi potete incappare nella mia stessa situazione, uguale, precisa, identica, perché Subito non fa niente. Boh, non lo so, teniamo gli occhi bene aperti. Bene, io vi ringrazio, il video termina qua, vi ricordo come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina se volete rimanere aggiornati e ciao a tutti, alla prossima.